Bella ragazzi, sono Pulsar, benvenuti in un nuovo video e bentornati sul mio canale e anche bentornato a me visto che l'ultima settimana non ho caricato praticamente niente. Scusate ragazzi, ma recupererò assolutamente. Ho già tre video in programma perché ho scoperto tre mappe bellissime che vi porterò nei prossimi video. La prima mappa che andiamo a vedere oggi è perfetta per fare un riscaldamento veloce. È del nostro caro Tiado, ho sempre portato le sue mappe come ottime per un breve riscaldamento prima di tutte le sessioni di gioco, che ci permette di riscaldarci in tutte le aree che ci servono. In questo caso ne ha fatta una anche per la season 6, quindi andiamo a vedere la mappa di warm up in 10 minuti della season 6. Allora, il codice che vi lascio qua sotto in descrizione insieme al mio codice creatore pulsar-gaming, ve lo ricordo ragazzi, utilizzatelo se volete supportarmi. Comunque il codice 48270257982, chiamate subito perché ce ne sono veramente poche disponibili e andiamo a vedere la mappa. Sì, lo so che faccio sempre la stessa battuta ragazzi. Allora, qua possiamo prendere una serie di armi, io di solito mi limito ad AR e SPAS e per alcune sessioni potrebbe essere utile il tattico. La parte principale è un riscaldamento che dura, come dicevo, una decina di minuti e comprende tutte queste sessioni che vediamo davanti. Se addirittura vogliamo dedicare meno tempo ancora al warm up e non abbiamo troppo tempo disponibile, possiamo deselezionare delle parti che quando andremo a fare l'allenamento non ci saranno, quindi sarà più breve. Se le abbiamo deselezionate per sbaglio, dobbiamo terminare la partita e reiniziarla. E una volta che avremo scelto le sezioni che vogliamo fare, dobbiamo entrare all'interno di questo portale che è warm up. Ma prima, in un minuto, molto velocemente, andiamo a vedere tutte le altre feature di questa mappa, che sono il crosshair placement. Possiamo prendere qua una combat, equipaggiarla e abbiamo qua un bersaglio. Quando spariamo al bersaglio ci viene spostato il crosshair, il puntatore. Quindi il gioco sta nel abituarsi a correggere la mira e portarla sul bersaglio nel minor tempo possibile, intanto che magari ci muoviamo anche come ulteriore allenamento. E questo è il crosshair placement, andiamo avanti, se no non finiamo più. La sessione successiva per la quale vi consiglierei il tattico è l'aim duel. Vi ho portato già una mappa di aim duel, che è quella che sta apparendo qua sotto in questo momento, che è molto utile quando abbiamo un amico con cui allenarci, ma quando vogliamo riscaldarci velocemente o non abbiamo un amico a disposizione, questa ragazzi è una versione molto simile che ci permette di allenare la mira close range o col pompa o con la R, e una volta che avremo tolto i 2000 HP al bersaglio ci verrà detto quanto tempo ci è rimasto. In questo caso ci ho messo 19 secondi e via che si riparte. Possiamo farlo anche con la R, ci dobbiamo allenare a tenere il puntatore sul bersaglio mentre ci muoviamo davanti a lui e il bersaglio si muove. È una sorta di aim duel, proprio come quelli della mappa, solo che in questo caso abbiamo davanti un bot e non un giocatore reale. E andiamo nell'uno per uno fight. Anche qua vi consiglio di tenere il tattico, anche se non è in questo momento in game, ma è una sorta di simulazione di pompa. Però è migliore perché ci permette di sparare più veloce e quindi non dobbiamo aspettare tra un manichino e l'altro. In questo caso siamo in un uno per uno, ci cadono i manichini intorno e il nostro obiettivo sarà quello di ucciderli il più velocemente possibile cliccando il puntatore, simulando la situazione in cui ci troviamo all'interno dell'uno per uno con un avversario che o droppa da noi o siamo noi che droppiamo da lui. Quando abbiamo finito torniamo indietro, riprendiamo il nostro carissimo SPAS. Abbiamo una sezione di free building, raga, che non c'è bisogno di spiegare tanto. Abbiamo un rampino e possiamo free buildare. Bow training, carino, interessante, anche se non lo uso molto. Ci dà un arco e noi possiamo allenarci a colpire i bersagli. Si vede che non lo uso molto, con l'arco. Abbiamo anche diverse distanze, possiamo anche andare a 30 metri o a 50 metri, voilà, questo è 50 metri. E così via, sezione carina se vogliamo allenarci anche con l'arco. Poi abbiamo box fight, è praticamente uguale a quella che c'era nella mappa della season 5, possiamo allenarci a fare box fight con questi bot che continuano a respawnare. E possiamo anche regolare quanti bot ci sono, più uno, eliminarli, eccetera, eccetera. Ora andiamo a vedere effettivamente il warm up che ci interessava. Questo dura una decina di minuti e comprende tutti gli aspetti importanti del gioco. Ci entriamo, non abbiamo disattivato niente, quindi faremo tutto. Per quanto riguarda le strutture di legno sono quelle che vogliamo editare, per quanto riguarda quelle di mattoni sono quelle che dobbiamo distruggere e riprendere per colpire i bot che stanno dietro. Abbiamo spesso anche le indicazioni in inglese, in questo caso ci dice di seguire appunto le istruzioni. Quando partiamo partirà il timer.
quindi possiamo anche giocare contro il tempo. E io vi consiglio, qua potevamo sparare direttamente al bot, ma vi consiglio di allenarvi anche nel peace control, quindi quando vi trovate davanti un bot non solo sparargli e basta, ma anche abituarsi a boxarlo. Come vedete qua ne uccido uno, poi uno al secondo. Abbiamo sempre con noi i pesciolini se ci ritroviamo con troppa poca vita. Qua vedete posso allenarmi, abituarmi a mettere il cono. Qua ad esempio so che devo replaysarlo perché è un muro di mattoni. E anche qua posso fare del peace control e poi lanciarmi sul bersaglio. Qua possiamo mettere il cono e andare avanti. Uccidiamo prima questi. Un'altra cosa interessante è che le sessioni sono in ordine casuale, quindi questo rende l'allenamento meno noioso. Questa è una sezione di movimento dove dobbiamo fare degli edit e sparare ai bersagli schivando questi muri che non possiamo attraversare. Voilà, finita la sezione di movimento, peace control. Peace control, rubiamo il muro, editiamo, boxiamo l'avversario. Ricordatevi che tra l'altro in questa season è ancora più importante che in tutte le altre, la differenza la fa chi impara a peace controllare i bersagli senza esporsi. Quindi piuttosto che questo edit qua, come vedete mi spara, questo edit per boxarlo è sicuramente meglio. Build over qua, classico doppio edit, possiamo anche qua peace controllare sotto. Rolliamo. Side jump, classico. Abbiamo più opzioni, una è quella di sparare direttamente al bersaglio e poi prenderci con il pavimento sotto. L'altra è quella di, adesso il colpo mi è partito per sbaglio, prenderci con il pavimento sotto, boxare l'avversario e poi sparargli. Con floor, classico. Anche qua se facciamo peace control è meglio, quindi doppio edit, peace control e poi spariamo al bersaglio. Questa sessione la trovo molto interessante perché fino adesso non c'era niente di simile. Cioè dobbiamo boxare il bersaglio, sparargli e abituarci a boxarlo simulando il movimento dell'avversario che scappa dal box a quello di fianco. Quindi lo dobbiamo boxare in anticipo e poi sparargli. Quindi boxiamo prima uno, poi gli spariamo, muro davanti, boxiamo dall'altra parte e via, che si va. Anche qua classico cono, edit e uccidiamo il bersaglio. Possiamo allenarci a metterlo da più lontano, possiamo boxarlo anche dietro. Possiamo boxarlo prima dietro e poi davanti. E così via. Questa è una classica area di peace control dove spawnano dei target. Noi dobbiamo raggiungerli freebuildando nel tragitto. Poi possiamo boxarli o possiamo mongrel classicarli, fare quello che ci pare e intanto andare da un bersaglio all'altro allenandoci a buildare e a peace controllare. Per come è fatta questa mappa, mentre andate da un bersaglio all'altro potete allenarvi a conare dove vedete una rampa, insomma allenarvi nel peace control mentre free buildate. Finita la sezione, andiamo avanti. Questo è un allenamento di weapon swap. Dobbiamo colpire con il pompa, poi cambiare arma. Colpire con il pompa, poi cambiare arma e sparare al bersaglio dietro. Quando ne avremo uccisi un tot possiamo andare avanti. Classico, rubiamo il muro da sotto, cono sopra la testa e spariamo al bersaglio. E andiamo avanti. Arrivo da davanti, cono, boxo, edito e sparo. Qua side shot per il bersaglio, qua classici edit. Possiamo boxare come possiamo sparargli direttamente. Edit course, doppio edit. Anche qua edit a finestra. Come vedete potrei fare anche questo edit, ma la finestra mi impedisce di essere colpito dal bersaglio. Essendo che Tiado non è stupidino, ha programmato i bot in modo tale che ti sparano. Quindi sei premiato se riesci a fare l'edit senza farti colpire. Edit course, classico. Abbiamo un tunnel con un po' di variabilità perché possiamo andare sia in alto che in basso. E il nostro obiettivo è buildare più roba possibile. Qua potevo andare su e invece sono rimasto sotto. Posso poi saltare su, edit. L'obiettivo è comunque costruire più pezzi possibile mentre ci muoviamo all'interno del tunnel.
e editarli e andare avanti. Ora andiamo avanti, comunque ci sono sempre le istruzioni, quindi ragazzi non vi fate problemi a leggere se non vi ricordate cosa dovete fare. Qua abbiamo due nemici per box, quindi dobbiamo fare, quindi dobbiamo rubare il muro, fare peace control e stare attenti ai pick che facciamo per non farci colpire, perché altrimenti uno dei due ci spara. Qua boxiamo, spariamo a uno e andiamo avanti. Ricordatevi sempre che in questa season, ragazzi, l'importante è sì imparare a fare il peace control, ma farlo da angolazioni in cui il nostro avversario non riesce a colpirci. Qua dobbiamo boxare il nemico. Una cosa che ho notato è che quello mi spara sempre mentre faccio qua, ma comunque dobbiamo fare triplo edit, cono o rampa. Quindi boxare il nemico, e lo possiamo fare anche con la rampa, e poi sparargli. Allora qua dobbiamo fare edit, conare l'avversario e poi quello che vogliamo per ucciderlo sostanzialmente. Possiamo prendere classic. Qua molto simile, ma abbiamo una rampa e l'avversario è dietro la rampa. Comunque l'obiettivo è sempre conarlo. Qua dobbiamo prendere il muro mentre cadiamo giù, oppure dobbiamo prenderlo da qua sopra, che è un'angolazione molto difficile con cui avere a che fare se siamo l'avversario. Questo è un allenamento per prendere il muro stando di lato, e non solo prendere il muro ma anche per scontrollare. Andando avanti abbiamo i tunnel. Vi consiglio di usare il metallo per questa sessione, perché non appena uscirete da qui i bot non saranno felici di vedervi. L'obiettivo è fare tunneling fino alla frecciona che vediamo, e nel frattempo uccidere i bot che trovate sulla via, ovviamente proteggendo il più possibile voi stessi. Possiamo sia darci l'obiettivo di uccidere tutti i bot che no. E una volta arrivati alla freccia, let's go, andiamo avanti. È finito il nostro allenamento, più o meno dura una decina di minuti, e penso che abbia un po' di tutto: edit, building, shooting, aim, da vicino, da lontano, un po' di tracking, c'è veramente un po' di tutto, peace control, tunneling, c'è veramente tutto quello che può servire in un breve allenamento prima di iniziare le vostre partite. Quindi se fate parte di quella categoria di giocatori che quando entrano non vogliono dedicare più di 10 minuti al riscaldamento, perché magari hanno un'ora o due ore per giocare e non vogliono stare un'ora intera a riscaldarsi, questa è la mappa giusta che fa per voi. Vi ricordo che il codice della mappa lo trovate in descrizione, e nei prossimi video andremo a vedere delle mappe più impegnative con degli allenamenti più lunghi, che però ci permetteranno di migliorare molto e non solo di riscaldarci. Per questo video da Pulsar è tutto, ragazzi, ci vediamo al prossimo. Ciao, bella!